non sono cresciuta con l'idea di fare la ricercatrice, io volevo fare l'artista, volevo fare la pittrice. Ho scelto medicina perché c'erano già i libri di mia sorella che faceva medicina, per cui mio padre mi spinse a fare il medico sapendo che probabilmente mi avrebbe assicurato un lavoro più sicuro che non fare la pittrice come volevo fare io. E mi sono innamorata di questo campo. È stata una vita alla fine non programmata, ma veramente, devo dire, molto bella. Mi ritengo una persona fortunata anche di fronte a una patologia dolorosa come quella del cancro, che non ci fa dimenticare, soprattutto lavorando in questo posto, quanto sia la realtà della vita e la nostra motivazione a cercare una cura, e il nostro lavoro ha una responsabilità cruciale, molto importante. Quello che stiamo studiando con l'ultimo progetto coraggiosamente finanziato da AIRC è come possiamo stimolare le nostre difese immunitarie a combattere il cancro attraverso dei cambiamenti dello stile di vita. Il nostro sistema immunitario viene indebolito dalla vita sedentaria, dall'alimentazione sbagliata. Cambiare il nostro stile di vita è possibile non solo perché ce lo dicono, ma perché stiamo intervenendo in maniera attiva sulle nostre difese immunitarie e le stiamo aiutando a diventare uno strumento anticancro. Molti non credevano nell'immunoterapia fino a pochi anni fa, finalmente sfociata in una strategia che è realtà. Noi vediamo pazienti che possono, con malattia metastatica fino a qualche anno fa inguaribile, essere curati, parliamo di sopravvivenze di 10 anni. Ho vissuto in maniera molto drammatica in questi ultimi anni la morte di mio marito proprio per un tumore che se l'è portato via con grande dolore, per cui insomma so di cosa sto parlando. Sì, certo, le cure stanno migliorando, ma l'incidenza aumenta in maniera drastica e quindi dobbiamo essere assolutamente presenti a livello capillare. Ci sono fonti di finanziamento e AIRC, devo dire, è la madre di tutte le fonti di finanziamento che possono supportare la ricerca. Ovviamente la realtà è difficile ed è difficile trasmettere ai giovani la voglia di dedicarsi a un'idea che magari dal punto di vista economico non ha le sicurezze che altre realtà possono dare, ma spero di trasmettere alle nuove generazioni che lavorano con me e che spero continueranno proprio la responsabilità dell'importanza di questa missione.